Infine, ancora un'equivalenza di tempo, abbiamo una durata di 2,77 ore. La vogliamo esprimere in ore, minuti e secondi. Non commettiamo il solito errore che 2,77 ore sono 2 ore e 77 minuti. Non è vero. Sarebbe vero se in un'ora ci fossero 100 minuti. Invece, per svolgere correttamente l'equivalenza, dobbiamo separare la parte intera, 2 ore, dalla parte decimale 0,77. Quindi scrivere questo numero come 2 più 0,77. 2 ore lo ricopiamo. 0,77 ore lo scriviamo come 0,77 per, al posto di un'ora, scriviamo 60 minuti. 0,77 per 60 minuti fa 46,2 minuti. Quindi abbiamo 2 ore e 46,2 minuti. Con i minuti facciamo la stessa cosa. Separiamo la parte intera, 46 minuti, dalla parte decimale. Quindi scriviamo 46 minuti più 0,2 minuti. 46 più 0,2, 46 lo lasciamo stare. 0,2 minuti lo scriviamo come 0,2 per, al posto di minuto scrivo 60 secondi. 0,2 per 60 secondi fa 12 secondi. Finita quindi l'equivalenza, perché abbiamo che la durata che ci ha dato all'inizio, 2,77 ore, corrisponde a 2 ore più 46 minuti più 12 secondi. Lo possiamo anche scrivere così, 2 ore 46 primi, minuti primi e 12 minuti secondi, cioè 46 primi, 12 secondi. Questa è la verifica, la prova che abbiamo fatto bene i calcoli, quindi è tutto lo svolgimento a ritroso per ritrovare le 2,77 ore iniziali, quindi è solo la conferma che abbiamo fatto bene l'equivalenza. Infatti, 2 ore, ogni ora sono 3.600 secondi, 2 ore sono 7.200 secondi. 46 minuti, siccome ogni minuto è fatto da 60 secondi, 46 per 60 sono 2.760 secondi. E infine dobbiamo sommare questi 12 secondi. Quindi abbiamo tutti i secondi, 7.200 più 2.760 più 12, in totale sono 9.972 secondi, ma poi ricordando che un secondo è una frazione dell'ora, è un'ora diviso 3.600, allora moltiplicando 9.972 per un'ora diviso 3.600 ritorna 2,77 ore, cioè la durata iniziale. Questo ci conferma che abbiamo fatto bene l'equivalenza. Quindi 2,77 ore corrisponde a 2 ore, 46 minuti, 12 secondi.